l'operazione non è assolutamente convincente, non è assolutamente convincente per diversi motivi. Intanto non è accettabile che si ricorra a questo spavento dell'occupazione che si va a perdere in funzione di un pagamento, vogliamo chiamare così. Sostanzialmente io credo che non possiamo accettare un ricatto. 380 posti di lavoro sono 380 famiglie sicuramente. No, ascoltate, perché la cosa obiettivamente è delicata, io voglio spiegarla. Noi siamo naturalmente al corrente che 380 famiglie potrebbero perdere il posto di lavoro, e questo naturalmente ci preoccupa moltissimo, come in questo momento ci preoccupa la Fincantieri, ci preoccupa la Bunge nel nostro porto. Quindi siamo effettivamente molto preoccupati, ma ciò che non ci convince è che il rigassificatore dovrebbe in qualche modo compensare le perdite della raffineria e permettere l'occupazione almeno per 10 anni. Ecco, questa è una cosa che ci convince molto poco. Naturalmente a questo poi bisogna aggiungere le motivazioni di carattere ambientale. Non sto qui a ripetere le questioni di carattere tecnico, il biocida che viene utilizzato, che quindi sostanzialmente fa sì che quell'ambito, quel sito accanto al rigassificatore non sia più in cui non è più possibile che viva la flora e la fauna. Non sto a parlare qui dell'abbassamento di temperatura che sicuramente si procurerebbe. Queste sono questioni di carattere tecnico che evidentemente bisogna considerare. A noi interessa soprattutto la questione politica, anche perché poi un'ultima considerazione: nel momento in cui l'ambiente, il nostro ambiente di cui credo possiamo vantarci, andasse a essere intaccato, i 380 posti di lavoro forse sono salvati, ma quanti posti perderemmo nel turismo? Quanti posti avremo in meno in questa parte? In questa parte del territorio marchigiano noi ci vantiamo del fatto di avere Montecorvo, la baia di Portonovo. E potrei continuare. È evidente che se l'ambiente dovesse essere turbato, e potrebbe esserlo in maniera determinante, è evidente che potremmo perdere tanti tanti posti di lavoro. Con alcuni operatori si diceva che ci sono nel tratto che va da Senigallia a Numana, ci sono circa 40.000 operatori. Non tutti naturalmente a tempo pieno, perché la maggioranza lavora durante l'estate, ma di questi almeno 10.000 sono quelli a tempo pieno. È evidente che sarebbe un bel colpo se il turismo in qualche modo ci scansasse. Noi ci vantiamo del fatto che abbiamo la bandiera blu a Marina Dorica, abbiamo la bandiera blu a Portonovo, naturalmente c'è quella di Senigallia, c'è quella di Numana. Beh, è evidente che non solo non vogliamo perderle, ma vogliamo far sì che queste siano attrattori di turismo, di un turismo verde, di un turismo ecosostenibile, di un turismo che credo tutti quanti noi vogliamo. Quindi, per terminare, noi dovremmo rivederci, come è stato già detto, ci dovremmo rivedere con il compito di riflettere evidentemente su quello che potrebbe essere. Io spero che la riflessione sia anche dall'altra parte, perché è evidente che approfondendo ulteriormente credo che l'esito potrebbe essere ben diverso. Grazie. Grazie signor. Anche noi abbiamo rivolto preoccupazione
da un punto di vista per problema occupazionale, cioè io ci tengo a dirlo anche a lei, visto che siamo qui insieme, non siamo andati a fare un discorso meramente ambientalista o meramente allarmistico sulla sicurezza, abbiamo voluto da cittadini anche noi parlare di sviluppo, di alternativa, di quello che vorremmo, ma anche abbiamo illustrato delle proposte. Io questo ci tengo molto a dire a lei come sindaco, cioè noi alla giunta gli abbiamo fatto capire che sul territorio ci sono risorse anche all'interno di altre imprenditorie e che non si potrebbe fare un discorso alternativo che coinvolga l'API, quindi nessuno sta parlando di far perdere un polo industriale importante che dà lavoro, anzi di cogliere questa crisi come un'occasione per un rilancio diverso. Il problema è che l'attuale piano industriale è lui stesso che pone fine al lavoro lì, è questo piano industriale che pone fine al lavoro, e questo è il problema. Fabrizio anche credo volesse dire qualcosa. Ah, intanto che si continua l'allestimento per poi terminare con il concerto dei gang, volevo anch'io fare da compendio a quello che diceva il sindaco di Ancona, Roberto. Poi nella stessa giornata dell'incontro con i sindaci c'è stato anche a Latere in parallelo un incontro tra alcuni assessori regionali e una delegazione del movimento. Noi avremmo voluto che questo tavolo fosse fatto a più voci, con tutti i presenti, che fossero presenti i rappresentanti del movimento, i rappresentanti degli enti locali, i rappresentanti dei sindacati e dei lavoratori, i rappresentanti della raffineria e i rappresentanti delle istituzioni, mentre invece altri pensano sia più opportuno, secondo noi no, che si continui a ragionare per compartimenti stagni, facendo in modo che ognuno resti la sua opinione per tenerci divisi. A noi questo non piace e per questo oggi abbiamo lanciato questa manifestazione, questa assemblea pubblica, questo momento di spazio comune, perché è questo, in questa fase importante per lo sviluppo di questa fetta di territorio, penso che le opinioni vadano mischiate, bisogna fare massa critica e beni comuni e non stare ognuno nella certezza delle proprie opinioni. Quello che non ci è piaciuto di questo incontro con la regione, era presente l'assessore al lavoro Lucchetti di Falconara, l'assessore Giannini alle attività produttive, l'assessore Donati, l'assessore all'ambiente ex PD e ora dell'IDV, un po' insomma, pensiamo anche che ci sono tanti scillipoti da quelle parti, che si cambia casacca come gira il vento e il giorno prima ti dicono una cosa e il giorno dopo ti dicono l'esatto contrario con una disinvoltura veramente disarmante. C'erano poi molti tecnici, dei rappresentanti del gabinetto di Spacca, ma Spacca non c'era. Lucchetti e l'assessore già stava male, dicono stava male. Ci hanno detto anche a noi, è vero. L'assessore Giannini e Lucchetti dopo mezz'ora se ne sono andati visibilmente irritati, perché cioè, non ci riteniamo così importanti, ma se si indice un incontro dopo settimane e settimane, almeno il rispetto di avere uno scambio di opinioni vero, di fare delle domande e di sentire delle risposte. Le risposte ce le hanno dati questi funzionari della giunta regionale di Spacca, ci hanno detto che aspettavano un piano strategico energetico da parte del governo. Dopo mesi e mesi questa attesa è stata conclusa da un fax di 3 pagine, un fax di sole 3 pagine che per loro è definitivo, sia per il governo Berlusconi che a quanto pare per la giunta Spacca, è definitivo sulla questione di come in Italia si vuole organizzare la produzione e l'approvvigionamento di energia. Sono 3 pagine che dicono che visto che abbiamo vinto il referendum, visto che milioni di persone in tutta Italia hanno votato contro il nucleare per uno sviluppo energetico alternativo, penso che quelli che hanno votato no al nucleare volevano le rinnovabili e non le fonti fossili, non i rigassificatori, non le centrali turbogas, ma loro ci hanno rinfacciato, visto che avete vinto il referendum, vi beccate le megacentrali. Poi ci hanno anche detto
Ma a Falconara lo standard sanitario è nella norma con il resto dell'Italia. Questo vale per Falconara come per tutta l'area aerca. Per anni e anni abbiamo chiesto che si terminasse lo studio epidemiologico sulle leucemie e sulle malattie del sistema emolinfopoietico. Abbiamo chiesto il registro tumori per anni e anni, e adesso ci hanno sempre detto che c'erano i tagli alla sanità, che questo studio epidemiologico non poteva essere terminato, c'erano tante difficoltà, e ci siamo presentati con altri 3 fogli, con 2 studi commissionati all'agenzia ARPAM, uno datato maggio 2011, uno giugno 2011. Giugno 2011, 20 giorni fa, ci hanno detto che qua siamo tutti bene, va tutto a posto e quindi si può fare tutto. Ci hanno anche detto che oggi qua si parla solo del rigassificatore e basta, non si può parlare di nient'altro, non si può parlare delle mega centrali che vuole fare l'API da 580 megawatt, non si può parlare della green economy, delle energie rinnovabili, si parla solo del rigassificatore, si approva il rigassificatore e poi il mese dopo, magari a agosto, approveremo anche dell'altro, anche perché all'Atere a fine incontro e c'erano presenti molte persone, l'assessore Locchetti ci ha anche assicurato che le mega centrali gliele faranno fare, e questo penso sia molto grave e molto irrispettoso verso tutta la gente che era qua oggi. Noi abbiamo solo dato appuntamento a martedì 5 luglio, perché saremo in regione anche noi e saremo tantissimi. Grazie.